Seduta straordinaria del Consiglio regionale, richiesta dalle minoranze, sull'accoglienza degli immigrati. Ampio il dibattito con interventi di tutti i gruppi. Il Piemonte ospita 6.167 richiedenti asilo, due centri di prima accoglienza nel torinese e nell'astigiano. L'Assemblea ha poi licenziato il documento di economia e finanza. Il provvedimento è articolato in tre sezioni: le strategie di intervento in base allo scenario socio-economico locale, gli obiettivi strategici e l'analisi della situazione finanziaria. Due nuove leggi sono state approvate dal Consiglio regionale. La prima regolamenta la professione di guida alpina. La seconda, in prima lettura, modifica lo statuto sostituendo le comunità montane con le unioni di comuni. Le amministratrici del Piemonte si sono ritrovate per Expo Elette. Stand istituzionali e di associazioni, spazi musicali, letture pubbliche e attività per famiglie allestiti a Torino in Piazza San Carlo in vista delle celebrazioni dei 20 anni di attività della Consulta. I modelli imprenditoriali emergenti e le testimonianze di chi ha saputo contrastare la crisi con strumenti innovativi sono stati al centro del 7° Salone Nazionale Gamma Donna. L'iniziativa si è svolta al campus Einaudi con il contributo della Consulta Giovani. Sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti. Il volume presentato in occasione del Salone del Libro diventa una mostra itinerante, a disposizione gratuitamente di tutti i comuni piemontesi che ne faranno richiesta. Online su crpiemontetv.it, sezione Memoria, nuovi filmati storici dedicati al territorio piemontese, grazie a un accordo con l'Istituto Luce. Dopo sport tipici e tradizione enogastronomica, la terza sezione è dedicata a inaugurazioni e celebrazioni.